Buonasera a tutti, benvenuti a questa tavola rotonda del meeting internazionale per l'amicizia tra i popoli sulla condizione della donna verso la conferenza di Pechino. Il meeting è onorato di ospitare e di contare con la partecipazione delle tre protagoniste di questa tavola rotonda, il ministro degli esteri, signora Susanna Agnelli, che presiederà la delegazione del governo italiano alla conferenza di Pechino. La professoressa Giulia Paola De Nicola, docente di sociologia presso l'Università di Chieti, e la... non credo sia indiscrezione aggiungere che ha collaborato da vicino con la Segreteria di Stato della Santa Sede nella preparazione di questa conferenza. E la professoressa Maria Antonietta Maciocchi, scrittrice, giornalista, autrice di molti libri, protagonisti di molte battaglie relative alla questione femminile. Ricordiamo che nel 1975 ci fu la prima conferenza mondiale convocata dalle Nazioni Unite a Città del Messico, la seconda ebbe luogo 5 anni più tardi a Copenaghen, la terza nell'85 a Nairobi e ora a Pechino tra il 4 e il 15 settembre, dopo un lungo percorso di riunioni regionali preparatorie, così come del comitato preparatorio a New York. Verrà considerata a Pechino una piattaforma d'azione, come sapete, articolata attorno a 3 finalità principali. La realizzazione di una effettiva uguaglianza di diritti della persona verso una parità tra uomini e donne, che lascia indietro radicate numerose forme di discriminazione e di emarginazione, una più larga e decisiva partecipazione della donna nei diversi settori ed opere dello sviluppo dei popoli, e il loro protagonismo nella costruzione della pace contro ogni forma di violenza, che come vediamo attoniti si scaricano soprattutto sulle stesse donne e sui bambini. Uguaglianza, sviluppo e pace dunque grazie ad un rinnovato afflato di umanità, di umanizzazione dei rapporti umani che una maggiore presenza, un più largo e incisivo contributo delle donne può portare verso questa fine del secondo millennio. Cari amici, un anno fa ci fu qui, sempre al meeting, un'altra importante tavola rotonda alla vigilia della 4ª conferenza sulla popolazione e lo sviluppo, poi svoltasi al Cairo. Quella di un anno fa, come questa di oggi, sono segni dell'attenzione del meeting a questi grandi eventi della vita internazionale, attenzione ancora sollecitata da una adesione all'impegno personale del Santo Padre e alla partecipazione e contributi della Santa Sede, prima nel Cairo, poi nel vertice sociale di Copenaghen, ora verso Pechino. Un anno fa eravamo in tempi di dure polemiche. Non mancheranno dibattiti a Pechino, ma molto lontano il nostro spirito da chi vorrà trasformarli in occasioni di persistenti scontri e rivinciti. Non è questo l'atteggiamento che ci riunisce oggi, ma la ricerca e l'attesa di costruttive convergenze che mettano in luce la verità, la dignità della donna e aiutino alla più piena espressione del genio femminile nella vita di famiglia e nei diversi ordini della costruzione sociale. Avremo nello sviluppo di questa tavola rotonda 3 esposizioni, cominceremo con la professoressa Maciocchi, dopo con la professoressa De Nicoli e finiremo con l'intervento conclusivo del ministro degli esteri. Una domanda alla professoressa Maciocchi. La conosciamo tutti come una protagonista del movimento delle donne, appassionata ma sempre da uno sguardo critico, che ci può aiutare a rileggere l'itinerario di questo movimento. Con quali speranze e con quali utopie, quali slanci di verità, quali minacciose menzogne, quali i suoi nodi critici, quali le sue questioni aperte, così in modo di avere come una cornice culturale nell'affrontare l'evento di Pechino. Grazie. Grazie a lei. Vi ringrazio
La ringrazio, signor Presidente, d'aver fatto questa presentazione. Infatti ho accettato di essere qui al meeting, vi ero venuto una volta nell'88, perché voi avete nel meeting, ancora una volta, aperto al nuovo, sul conclave, quella sorta di conclave delle donne che si svolgerà a Pechino tra qualche giorno, insomma. Quindi voi, qui al meeting, avete rotto il silenzio mediatico che ha regnato plumbeo su questo evento, rifiutando quasi di dargli legittimità. Insomma. Soltanto ora che è scoppiata la bomba cartacea del rapporto delle Nazioni Unite sulla situazione delle donne nel pianeta, i mass media, grazie, hanno scelto, in fretta e furia così, il tema del lavoro femminile in Italia, punzecchiati da quella cifra del rapporto che dice come le donne lavorino il 28% in più degli uomini, ma guadagnino il 20% in meno. Scandalo, emozione. Così, nello stesso giorno, tutti i giornali, sotto il comando di quella misteriosa regia che governa stampa tutta omologata, TV tutta conforme, hanno titolato in prima pagina lo stesso modo. Quindi è stata così la nascita ufficiale della conferenza di Pechino. Grazie donne, titolo del Corriere, lavoro, le italiane lo fanno di più, piccolo doppio senso della stampa, forse, per alcuni commentatori come Riotta, è stato come un match di football, una sorta di primato sulle spalle curve delle donne che sgobbano e che appartengono all'Italia come una sorta di titolo d'onore davanti all'Europa, insomma. Ma le conclusioni sono ben magre e quindi col bilancio c'è, a quanto pare, insieme a questa frase grazie donne, c'è da aggiungere un arrivederci, ovvero arrivederci e grazie, io penso, come questa soddisfazione dei media per tanta energia nel motore produttivo italiano. Io a volte ho pensato in questi giorni a quella cantilena del girotondo, o quante belle figlie Madame Adore. Sono belle e me le tengo, diceva Madame Adore. Non mangiano ma sgobbano, Madame Adore, sono belle e me le tengo. Insomma, questo mi sembra un po' il rapporto tra il paese e questa sterminata massa di donne al lavoro. Insomma. Affiora solo una preoccupazione che le donne possano operare un secondo passo sul piano della lotta rivendicativa che è temuta allo stesso modo da Confindustria e sindacati, da governo e da Parlamento. Allora, la Presidente della Camera aveva d'altronde già preso le sue misure inviando come rappresentante del Parlamento a Pechino, in questo paese di lavoratrici indefesse e malpagate, tre robusti deputati, tre virili deputati, diciamo, che poi forse intimoriti per l'accoglienza gelida che avrebbero avuto a Pechino si sono dimessi due su tre, pare. I giornali seguiranno, a mio avviso, come i loro alibi, la Pivetti, per mandare a loro volta dei maschi redattori a guardare cosa fa questo girotondo di donne a Pechino. Il Papa, al contrario, come sapete, invia una donna a rappresentare il potere tutto maschile, che è il Vaticano. Ora, questo è solo l'ultimo episodio, perché già era stata fermata la legge contro la violenza sessuale, che esiste in tutti i paesi industrializzati del mondo sulla base di una direttiva delle Nazioni Unite e che chiede ai governi di punire lo stupro come un reato contro la persona umana. Quindi nell'estate 95 è accaduto che da un lato la Presidente del Parlamento, dall'altro un'altra donna di estrema importanza, la Presidente della Commissione Giustizia, abbiano colto l'occasione per barattare o per voler barattare la legge antistupro con quella contro la carcerazione preventiva, il che è stato chiaramente detto, mettendo alle corde la legge contro la violenza sulle donne con una sorta di ricatto: o eliminate gli anni della carcerazione preventiva oppure niente legge antistupro. Ora la Presidente, tuttavia, prima di chiudere le valigie per le vacanze, ha capito che bisognava fare un passo indietro, ha chiamato le povere donne assalite durante l'estate, care sorelle, ha promesso l'approvazione della legge antistupro alla riapertura del Parlamento. Ma già in questo caso l'Assemblea di Pechino sarà alle nostre spalle. E chi se ne ricorderà poi in autunno? O riprenderanno a cloroformizzare la gente con gli scandali,
con nuove esplosioni di sessi sulle copertine dei periodici, promuovendo quasi sederi delle donne a protagonisti culturali, sederi come mappamondi, quasi a indicare nuove strade, nuovi percorsi, e che hanno omologato i giornali cosiddetti intellettuali, Espresso, Panorama, ai tabloid più volgari. Quindi il nostro curioso paese si è trasformato, soprattutto in questa estate, in un paese dei sederi parlanti, io vorrei dire, come Diderot aveva scritto. Diderot aveva scritto I gioielli indiscreti, una raffinata satira sui sessi femminili spettegolanti. Le aristocratiche del potere della monarchia assoluta parlavano tra loro, ma questa avveniva prima della grande rivoluzione. Da noi non c'è rivoluzione, ma una sottile restaurazione. Non c'è ironia, non c'è stile illuminista della scrittura, né appello a una qualsiasi rivolta femminile. Allora, questa femminologia, chiamiamola così, come nuova scienza italiana sulle donne, comincia dal di dietro e non dalla storia. Ma l'estate 95, diciamo pure contro il primato dei quarti posteriori femminili, ha segnato anche l'esordio del pene in copertina, il pene di un attore, il pene dell'onorevole Casini, riprodotti da tutti i giornali, sono stati lo storico inizio dell'esibizione del fallo. Secondo la psicanalisi e secondo Freud si tratta di una femminilizzazione dell'uomo che esibisce il proprio sesso a sua volta come oggetto di desiderio. Così a così questi protagonisti maschi diventano i primi grandi narcisi espliciti della storia europea. Io credo che... Grazie, tanti fogli, ne perdo alcuno, ma voglio restare nei 20 minuti del dibattito. Ma ora la corsa si accelera a precipizio con Pechino per l'eguaglianza tra uomini e donne, contro ogni discriminazione. E quindi credo che la storia che si debba scrivere ora, o di cui dobbiamo prendere atto ora prima della conferenza di Pechino, è tutta un'altra. Il 1975 fu l'anno in cui al Messico 133 stati sottoscrissero la convenzione per indire un anno internazionale della donna. E parlo di questa data perché se è successiva alla rivolta del maggio 68, su cui ci si interroga ancora, che fu in primo luogo una grande effervescenza della parola, un'esplosione orale, una liberazione. Per me, e non solo per me, ma per moltissime donne, è stata una nascita, e forse questo evento resta carico di tanti misteri come ogni nascita. Fu allora come un lungo urlo di rivolta e di rabbia che si sarebbe poi organizzato in una rivoluzione con il gran salto fuori dell'era capitalista e fuori dell'illusione comunista. Non si tratta tanto di riabilitare il femminismo post-68, che non ne ha bisogno, ma sapere che tale azione, tale lotta e tale nascita di un movimento femminista ha bisogno oggi di una lettura più attenta per riflettere sull'aspetto di quella ribellione che segue la rivolta dei figli contro i padri padroni per entrare nell'era della fraternità. Potrei dire che quel movimento contrastinto da due versanti, uno verso l'eguaglianza e l'altro verso l'identità della donna, scovava nell'ira studentesca la misoginia, la corruzione, il mercimonio del loro corpo e così via. Ebbene, io credo che forse bisogna per un momento affrontare anche il tema di quale era stata l'ideologia delle donne prima del 68. Prima del 68 le pensatrici donne nella nostra Europa, nell'Europa occidentale, erano state essenzialmente due, Simone Weil e Simone de Beauvoir. Noi avevamo letto poco la scettica Simone Weil dalle mani scarnite o insanguinate
dal sacrificio, ma avevamo letto tutto il Secondo Sesso di Simone de Beauvoir negli anni 60. Era stato Sartre che aveva invitato la sua compagna a capire le ragioni dell'inferiorità di una rivolta. E Simone de Beauvoir, spinta da Sartre, che gli diceva: ma rispondete, che cosa ha voluto dire per voi essere donna? Si gettò poi a lavorare nelle biblioteche e ne tirò fuori quella Bibbia femminile che si conclude con un'affermazione famosa: non si nasce donna, ma lo si diventa. Tuttavia, nella postfazione si leggeva una sorta di rassegnazione: le donne delle lotte sono lontane e stanno dietro di noi. Fu l'inizio, dopo allora, quel tempo, di una smobilitazione delle donne che spegnevano l'aggressività e la passione del dopoguerra per arruolarsi, soprattutto nel pacifismo assoluto staliniano, daltonico, rosso-verde, come truppe di shock. Erano le partigiane della pace. E la prima volta che io stessa mi recai giovanetta a Parigi fu per recare alla sede delle Nazioni Unite centinaia di firme di donne italiane per la pace. Portavamo valigie di libroni con le loro firme chiuse in nastri iridati. Rappresentavamo l'ingenuo bastione politico-ideologico che precedeva l'era dell'atomica anche in mano sovietica dopo Hiroshima e dell'equilibrio del terrore dell'egemonia del pianeta diviso tra due grandi potenze. Nel 1989 è crollato il muro, bastione massimo eretto dai sistemi politici nella guerra fredda. Si frantumava dunque la divisione del mondo in due, si sollevava la cortina non solo sulla dittatura sovietica, strettamente imparentata a quella fascista, e qui faccio ancora il nome di una grandissima pensatrice, Hannah Arendt, che ben avanti in Olte, che è stato qui da voi accolto, uomo eccezionale, pensò il nostro tempo come figlio di una mostruosa coppia, stalinismo e fascismo. Comunque, con il crollo del muro è finita la grande illusione sulla relazione immaginaria tra la promessa dell'Ottobre Rosso e il futuro felice dell'umanità femminile. E nel libro di Fioret, Il passato di un'illusione, un magnifico libro, quello che lo storico non ha però esaminato è come l'utopia astratta della liberazione delle donne sotto i regimi comunisti sia stata una beffa ancora più drammatica di quella contro la classe operaia. Abbiamo visto crollato il muro, ma lo sapevamo da prima in molti, che l'Eva comunista aveva costituito il centro di una falsa religione dell'eguaglianza e la grande illusione della parità assoluta che aveva sollecitato Lenin a dire quella famosa bugia dopo l'ottobre: anche una cuoca può dirigere lo Stato dei Soviet, quella fantastica bonaria bugia si rivelava in tutta la sua ampiezza. In verità, nel socialismo le donne non solo lavoravano il doppio degli uomini, stacanoviste di shock, come ora titola il Corriere per le donne italiane che lavorano il 20% in più, ma ricevevano le loro medaglie al merito, si aggiungevano all'estenuante fatica del lavoro anche quella di figliare come coniglie le creature che Stalin sollecitava. Era lo stesso andazzo del Duce italiano, di Hitler, di Franco, di Pétain, che volevano le donne prolifiche, senza ambizioni, con pochi studi, nessun ruolo nella cultura e senza diritto di voto sin dalle origini. Ora io affermo che se l'umanità ha pagato un prezzo atroce alla dittatura, il più grande salasso è stato quello operato sul corpo e sulla fatica delle donne. Per questo il bluff, l'inganno e l'illusione della loro liberazione sono stati assoluti. Dopo 70 anni di storia comunista è come se quella Minerva vittoriosa, l'assalto di tutti i diritti che aveva conquistato già nel 17, il diritto all'aborto e il diritto al divorzio, come se quella Minerva vittoriosa si fosse dileguata da lungo tempo. E non tornano a noi soltanto una sarabanda di spettri femminili con pochi nomi da ricordare: Clara Zetkin, che inventò l'8 marzo, la tragica moglie di Stalin, suicida o assassinata, dissenziente dalla politica del marito, la Krupskaya, la Kolontai, Ines Armanda, amante di Lenin. Ebbene, queste drammatiche figure di madri
di generazioni di contadini, operai e intellettuali furono travolte nelle feroci lotte interne del partito tra rivoluzione d'ottobre, NEP, industrializzazione forzata, le purghe, i gulag per i figli e per i mariti, l'immenso sacrificio della guerra patriottica, la loro espulsione massiccia dal potere, da ogni ruolo della direzione dello Stato per decenni, e soltanto quando Khrushchev arriverà al potere vedremo una donna, Ekaterina Fursova, alla testa di un ministero, quello della cultura. Ora, quell'insieme di ardore, di coraggio, di intelligenza sottile delle donne si scretolavano tra menzogna e ferocia. Quelle passioni, entusiasmi e abnegazione erano state tutte inutili o vani. Pochi avvenimenti storici sono stati così strazianti nella storia delle donne, ma non se ne parla. Non vi sono donne superstiti o dissidenti famose a farci da testimoni. Vi sono Solzhenitsyn, Václav Havel, magnifici combattenti, ma le donne da ricordare dove stanno? E anche quelle di noi che si sono battute contro il totalitarismo hanno non solo struggimento di cuore davanti a tante energie femminili buttate, ma vero dolore per tante intelligenze perdute e per tanti ingegni ottenebrati. Certo, fu una donna, Rosa Luxemburg, che previde il costo terribile dell'illusione comunista, ma venne messa a tacere da Lenin e quindi uccisa dai nazisti. A Pechino, così, anche se il poetico slogan di Mao risuonerà ancora come un lontano ultrasuono per convincerci che le donne sono la metà del cielo, questo non basterà più, non basta più. Anche se in questa fase perdura un fascino ribelle più poetico che politico e ideologico. Il mondo va cambiando, io non so se il mondo va cambiando. Quello che avviene davanti ai nostri occhi è che sotto la sferza del fanatismo religioso e sotto la guerra che si accende, si manifesta alle nostre porte, le donne sono le prime vittime. La guerra in Bosnia è iniziata col grande stupro, e laddove la tragedia della guerra nell'ex Jugoslavia e il cammino sanguinoso di una improbabile pace tra Israele e Palestina, ebbene da noi, quest'anno 95, che precede l'assise delle donne a Pechino, da noi dico in Italia, non c'è tanta sensibilità, ma c'è una grande baldoria, vorrei dire, con un contorno di poppe, di glutei parlanti, come diceva all'inizio, e le donne di potere, che vengono camuffate da scrittrici, da politiche, da giornaliste, ebbene sono là, dure, implacabili, crudeli, ciniche, dall'epoca del famoso CAF con Craxi, elette da Craxi spesso, e fino alla situazione di oggi, dove riemergono ancora. E non vi sto a dire dunque perché ci si ostini a pensare che l'Italia è guardata con disistima dai partner europei, il che non è vero. Ma ce l'hanno piuttosto con l'immagine che l'Italia rinvia di allegra baldoria in questo ghic di gusto sguaiato, dove una donna, moglie di un uomo politico, si arrampica su un balcone dell'ambasciata di Francia, senza mutandine, come dice lei stessa, per combattere contro gli esperimenti atomici di Chirac. È questo che irrita in una situazione che si fa sempre più tragica. Mentre a fianco a noi altre donne serbe, croate, bosniache, cristiane e musulmane crepano sotto le armi o si suicidano. C'è la foto di quella donna serba che ho sempre sotto gli occhi, una foto che segna un'epoca, così come la foto del bambino ebreo polacco che alza le braccia davanti ai mitra nazisti che lo trasportano ad Auschwitz. Siamo di fronte alla rassegnazione della disperazione. La madre bosniaca che si è impiccata all'albero davanti al campo di concentramento e lì il suo corpo è rimasto a dondolare al vento senza che per giorni o giorni si osasse seppellirlo, vestiva ordinata quella donna, quasi si recasse a un incontro di famiglia, gonnella e giacchina di maglia, le scarpe ai piedi allacciate accuratamente, i capelli annodati sulla nuca. In quella foto che ha fatto il giro del mondo dei media, tutto in lei è atrocemente normale.
È la sua normalità che fa rabbrividire, ma noi viviamo in paesi anormali e l'Italia è tra i più anormali, con quelle foto lascive che ti sbattono in faccia e di cui ho detto. In un paese anormale non si trovano più firme di donne di ingegno, né come commentatrici dei giornali, né come scrittrici. Quindi a Pechino, dove si vuole promuovere la donna nel mondo fino al 2000 e per il secolo che verrà, io credo che noi dobbiamo sentire come un grosso elemento di, e una grossa carica anche positiva l'avvertire che, come diceva il nostro moderatore all'inizio, che non vi saranno grandi divisioni. La stampa se l'aspetta, tutti aspettano che ci siano le donne che si tirano per i capelli tra quelle che parteciperanno nella delegazione del Vaticano e le altre. Ma io credo che le donne avvertono che questo è il tempo dell'unità, che bisogna farla finita con la non solidarietà tra donne e che noi avanziamo, se vogliamo avanzare verso la prospettiva di un nuovo umanesimo, occorre gettare le fondamenta di un discorso sulla donna per l'eguaglianza, lo sviluppo e la pace, non come temi metafisici, ma come diritti da conquistare. E anche se qualche confusione vi sarà a Pechino, quella conferenza è attesa come una grande scudisciata a tanta misoginia che percorre ancora le società contemporanee. Costituirà la prima rivolta femminile di nuovo tipo, quasi un appello a liberarsi della miseria donna in un lungo grido di battaglia che risuonerà sul pianeta Terra tutto intero. Pretesa difficile di fare il moderatore di questa tavola rotonda, avremmo continuato con piacere ad ascoltarla, certamente. Dobbiamo passare adesso a una domanda alla professoressa De Nicola. Leggevo ieri in un giornale italiano che presentava al capo delegazione della Santa Sede, donna, con un grande titolo a metà pagina, l'antifemminista. Stesso giornale oggi, non possiamo riconoscerci in una rilettura così poco seria della lettera del Papa alle donne. Invece ci riconosciamo, sì, in quel dialogo rigoroso e appassionato che il Papa ha mantenuto con le donne in tutti questi ultimi anni, dalla Mulieris Dignitatis alla donna costruttrice di pace del messaggio del 1 gennaio, al discorso sereno, incoraggiante, alla volta critico, alla Mungella, segretaria generale della conferenza, e poi questa magnifica lettera rivolta alle donne. Ebbene, da questa luce noi vorremmo che lei ci aiutasse a riconoscere quali sono, da una posizione cattolica, luci ed ombre nella piattaforma di azione che sarà dibattuta a Pechino. Grazie. Quello che mi sembra importante è sottolineare questo intento collaborativo della Santa Sede a difesa della dignità, del ruolo e dei diritti delle donne. Il Papa lo ricorda spesso e anche nella lettera alle donne, al numero uno. Anche pubblicamente lo ha comunicato Monsignor Toran, dicendo la Santa Sede intende collaborare col massimo impegno al successo della conferenza di Pechino, ascoltando tutti e proponendo il proprio punto di vista. Essa è consapevole che anche se le proprie posizioni non sono accettate da tutti, ci sono molte persone, credenti e non credenti, che condividono la sua visione e desiderano che la sua voce sia sentita. Ecco, c'è naturalmente il gioco ad accentuare la conflittualità.
di cui lei ha parlato, ma questo intento collaborativo, aperto e pienamente a sostegno dei diritti delle donne credo che sia il punto dal quale dobbiamo partire se vogliamo, pur nel rispetto delle pluralità dei punti di vista, del resto inevitabili in consensi internazionali di questo genere, se vogliamo trovare il massimo dei punti di convergenza e di accordo, non tanto per difendere questa o quella posizione, quanto per far avanzare i diritti delle donne. Certo, differenze, problemi ce ne saranno, in fondo anche la stessa natura della conferenza ONU e ha una configurazione politica istituzionale che è il suo pregio ed è il suo limite, il suo pregio anche perché non manca di avere una ricaduta importante dei punti di riferimento comune sui singoli stati, perché l'iniziativa legislativa, sia di nuova previsione normativa che di modifica di quella esistente, si è manifestata assai spesso una conseguenza diretta dei documenti adottati al termine delle conferenze. Per questo delegazioni parlamentari o il forum hanno un carattere di stimolo ideale, di confronto, ma non di più. D'altra parte non si tratta solo di buone intenzioni, è una delle critiche, formulazioni di obiettivi che poi divergono, dissentono, si allontanano da quello che concretamente il G7 fa. È vero che talvolta si ha l'impressione che si tratti di esami di coscienza con cui ci si libera un po' collettivamente dai pesi del non sviluppo, ma è anche vero che è importante fissare dei punti di convergenza dell'umanità attorno ai valori condivisibili e su quei punti poi confrontarsi, avere dei puntelli, dei riferimenti comuni. Su questa base quindi no allo scontro. Povertà, come può essere un tema di questo genere, e si è visto dal rapporto che la povertà è maggiormente donna, un tema di scontro. Su oltre 1.300.000.000 di persone nel mondo che vivono in condizioni di assoluta povertà, circa il 70% è costituito da donne. Problemi di espulsione dal mercato del lavoro, soprattutto in tempi di crisi. Problemi di differenti stipendi a parità di lavoro. Il Papa ultimamente lo ha ribadito più volte. Noi in Italia ci siamo abituati, ma sta di fatto che altrove, anche in paesi come l'America e l'Inghilterra, a parità di lavoro si può percepire il 70-80% dello stipendio maschile. Ancora 90 stati non hanno firmato o ratificato la Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Alfabetizzazione ed educazione. Anche qui, come non si può non prendere atto che nel mondo su 900.000.000 di analfabeti le donne sono 600.000.000, il 66%. In molti paesi l'istruzione non è garantita o viene distribuita in maniera diseguale tra donne e uomini. Il percorso scolastico delle donne, inoltre, viene spesso bruscamente interrotto in caso di matrimonio o di gravidanze precoci. Un aspetto qui di attenzione da parte della Santa Sede, di una sua proposta, che però fa difficoltà a passare, e che venga rispettata e favorita la scelta dei genitori per assicurare un'educazione di qualità ai propri figli e che vengano quindi garantiti i diritti delle donne e delle bambine alla libertà di coscienza e di religione nelle istituzioni educative. Questa frase che di solito la Santa Sede aggiunge, cioè in conformità con la Convenzione sui diritti del bambino, il rispetto dei genitori, è purtroppo ancora tra parentesi e tuttavia non possiamo non domandarci, non per la difesa di questo o quel punto di vista, se espropriamo i genitori del loro dovere e della loro responsabilità sui minori, a chi affideremo questo compito? Allo Stato? Alle grandi holding? Non so. È uno dei temi sui quali bisognerà riflettere. Tempo e cura,
Un problema centrale, l'abbiamo visto, attiene in particolare all'Italia e si era manifestato già decisamente a Nairobi. E la disuguaglianza concreta nella vita degli uomini e delle donne, nella distribuzione della cura, del tempo e conseguentemente anche della qualità della vita. Secondo i calcoli dell'ONU, il valore globale del lavoro femminile misconosciuto è di circa 11.000 miliardi di dollari, somma che non è conteggiata nei bilanci dell'economia mondiale, anche se rappresenta quasi la metà del prodotto mondiale annuo ufficialmente calcolato. Sia l'Unione Europea che il Vaticano concordano sul bisogno crescente di misure suscettibili di conciliare la vita professionale e le responsabilità familiari, mettendo fine a discriminazioni di diritto e di fatto nel campo del diritto del lavoro, del diritto ereditario, della famiglia e attraverso adeguate politiche sociali. Il Papa ha sottolineato più volte l'importanza della corresponsabilità dell'uomo nella vita della famiglia e anche ha chiarito che la sfida del futuro sta proprio nel mantenere ferma ed anzi potenziare l'importanza della donna nella famiglia senza però mutilare quella nella società, così nella lettera alla Mongella. Partecipazione politica e poteri decisionali. La piattaforma sottolinea moltissimo l'importanza della partecipazione ai processi decisionali da cui le donne sono generalmente emarginate. Anche su questo c'è una convergenza di fondo della Santa Sede. Si pensa forse che sia un'acquisizione recente. È vero che oggi il Papa sottolinea quasi ogni domenica l'importanza di questa partecipazione proprio per l'umanizzazione della società. Ma già Pio XII, nell'anno della conquista del diritto di voto, 1945, così si rivolgeva alle donne dell'Azione Cattolica. La vostra ora è suonata, giovani e donne cattoliche. La vita pubblica ha bisogno di voi. Ad ognuna si può dire tua res agitur. Sono in gioco i tuoi interessi. La donna ha da concorrere con l'uomo al bene della civitas, nella quale è in dignità pari a lui. Ambedue hanno il diritto di cooperare al bene totale della società. È su questa via che l'associazionismo cattolico femminile di base si è impegnato a ricomporre una scissione, una sorta di alienazione tra la donna casalinga e la cittadina, nella convinzione che senza far crescere la partecipazione, senza educare al rispetto dell'uguaglianza e della differenza, la democrazia resta formale ed elitaria. Si è lavorato in tutti i movimenti, nelle parrocchie, per sollecitare la partecipazione dell'elettorato femminile, frenare l'astensionismo, educare a passare dal voto pilotato all'adesione convinta, a reclamare rispetto della dignità della donna e giusti riconoscimenti, ad assumere all'occorrenza la responsabilità politica, sapendo rischiare senza trincerarsi nelle retrovie dello spiritualismo, sapendo giocare alle prese con i meccanismi della forza, dei numeri, dei vari condizionamenti del potere. Giovanni Paolo II lo va ribadendo continuamente e le donne lo hanno sentito e apprezzato in maniera particolare, tanto da voler rispondere con una lettera al Papa presentata alla stampa e ancora aperta alla sottoscrizione da parte di donne di diversa appartenenza politica, culturale e professionale. Violenza. La piattaforma affronta il tema della violenza. Abbiamo alle spalle un'estate che ci ha ossessivamente perseguitato su questo tema. Le violenze sono tante. Sullo sfruttamento sessuale si è lavorato moltissimo. È allarmante se si pensa che in Asia ogni anno 1 milione di bambine sono avviate alla prostituzione, pratica del resto comune a tanti paesi sottosviluppati. Riguardo poi agli studi condotti dall'ONU in 3 paesi industrializzati come Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, risulta che una donna su 6 è vittima di uno stupro nel corso della sua vita e 1/3 denuncia vari abusi sessuali. Vi sono poi problemi riguardanti i conflitti, gli stupri di massa,
la pulizia etnica, le donne profughe, rifugiate a causa dei conflitti e le famiglie conseguentemente divise, con il peso che ricade maggiormente sulle donne, dei minori e degli anziani, tutti temi su cui la Santa Sede si trova pienamente d'accordo. Tra le violenze contro le donne, la Santa Sede comprende anche, e qui può esserci qualche problema, anche i diversi programmi di controllo obbligatorio delle nascite, la sterilizzazione forzata, l'uso forzato di anticoncezionali, l'incitamento ad abortire. Tutti aspetti di una pianificazione dall'alto sulla vita e sul corpo delle donne. Un solo esempio, in Brasile in 20 anni il tasso di fertilità delle donne è sceso del 50%, una riduzione che in Europa avrebbe richiesto 50 anni. Sulla sanità. Troppo spesso il documento identifica La piattaforma identifica i problemi della sanità con la salute sessuale, AIDS, salute riproduttiva, quindi malattie trasmesse sessualmente, eccetera. E trascura invece altre malattie come quelle tropicali che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità colpiscono da 650 a 850 milioni di persone l'anno, mentre le stime dei casi di AIDS per il 94 sono 4 milioni. Sull'aborto, la posizione vaticana è già nota e evidente, lo statuto dell'embrione rimane quello di una persona e tuttavia credo che in questi ultimi tempi e negli ultimi documenti, in particolare Giovanni Paolo II, ha fortemente evidenziato la responsabilità dell'uomo e ha addebitato a lui i casi nei quali c'è un rifiuto della maternità della donna. Quale sviluppo è questo? Per concludere e passare la parola al Ministro. Quale sviluppo? Questo è il problema su cui possono nascere legittime divergenze, legittimi punti di vista differenti, giacché è attorno all'obiettivo dello sviluppo che possono nascere queste divergenze, non sul fatto che tutti si concorre a promuovere un migliore sviluppo e la difesa della donna in vista di una migliore qualità della vita. La piattaforma ha 120 pagine, sono molto ricche, ma per esempio non è abbastanza chiara che si tratta di uno sviluppo people-centered, centrato sul popolo e sui popoli, sull'essere umano come centro dello sviluppo sostenibile. Ci sono poi alcune parti del documento che riguardano per esempio il problema della famiglia. La famiglia entra come termine nella piattaforma, ma molto spesso soltanto in senso negativo, come luogo di apprendimento di discriminazioni ed eventualmente violenze. Questi aspetti sono chiaramente possibili nelle famiglie, anche la cronaca ci aggiorna continuamente di violenze all'interno delle mura domestiche, ma la patologia della famiglia non può essere semplicisticamente scambiata con l'ideale della famiglia umana come gruppo fondamentale della società, come del resto chiaro già nella Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo e a cui la Santa Sede tiene in maniera particolare perché mi sembra essere un diritto delle donne stesse a vivere e a formare una famiglia sapendo che nella maggioranza dei casi potrà e dovrà essere una bella famiglia in cui ciascuno avrà il rispetto dell'altro. Ecco, l'aspetto positivo ne rimane piuttosto occultato, così come la piattaforma oggi lo presenta. Lo stesso per la religione, resta infine qualche problema di linguaggio, per esempio la parola gender, che cosa effettivamente significa, quanti sono i generi, maschile, femminile, lesbiche, omosessuale, eccetera, quanti, chiarirlo, semplicemente chiarire un po' questa terminologia. E così il termine maternità appare molto molto poco, e giacché abbiamo una concezione dello sviluppo che non vuole essere una imitazione, un allineamento su uno sviluppo concepito secondo la linea della modernità individualista, puntato soltanto sui diritti e sulla ragione, proprio un femminismo della differenza è quello che dà il maggior risalto alla differenza attraverso l'ottica della maternità, non come oppressione ma come risorsa. Ecco, in questa luce
può fare qualche problema. Vedere che nella piattaforma invece l'uso del termine è collegato ai casi pur veri, ma comunque, ripeto, negativi, di una maternità vissuta come oppressione. Infine, è uno stile di vita che caratterizza lo sviluppo e che nella Santa Sede, volendo sintetizzare la sua posizione, è quella che il Papa dice voler affermare il primato dell'essere sull'avere, della persona sulle cose, aggiungiamo della reciprocità uomo-donna sulla conflittualità. Grazie. Grazie professoressa, grazie per la sua bella relazione, ma anche grazie per lo sforzo di sintesi di un testo molto più lungo e articolato che ha presentato al meeting, che rimarrà agli atti certamente a disposizione di chi voglia arricchirsi con la sua lettura. Passiamo ora al Ministro degli Esteri, signora Susanna Agnelli, che concluderà questa tavola rotonda, che ringraziamo ancora della sua disponibilità, della sua presenza, con tutto il nostro interesse e la nostra attenzione, per ascoltare da lei quali saranno le linee maestre del contributo del governo italiano a questa quarta conferenza mondiale sulla donna a Pechino. Grazie. Mentre volavo verso Rimini, ho letto sull'ultimo numero della rivista americana Newsweek un articolo agghiacciante in cui si descrive come in Cina, dove voi sapete viene permesso alle famiglie di avere un solo figlio, il 99% degli aborti sono aborti di bambine che non nascono mai. Il problema che si presenta oggi e che viene visto per un futuro abbastanza vicino in Cina è che fra qualche anno 100 milioni di uomini cinesi non saranno in grado di trovare una moglie. Questo è come viene enunciato nell'agghiacciante articolo. Cari amici, la quarta conferenza mondiale sulle donne, che avrà luogo a Pechino dal 4 al 15 settembre, è l'ultima delle grandi conferenze sociali delle Nazioni Unite che si sono svolte in questo decennio per preparare adeguatamente l'ingresso della comunità internazionale al terzo millennio. Vorrei ricordare brevemente le tappe di questo cammino: il vertice mondiale sull'infanzia, la conferenza sull'ambiente, quella sui diritti umani, quella sulla popolazione e lo sviluppo ed il vertice sociale di Copenaghen nel marzo del 95. Tutte, nessuna esclusa, hanno delineato e fatto emergere con grande evidenza il ruolo centrale che la donna occupa nella società. Non è un caso che la conferenza di Pechino sia stata organizzata nello stesso anno in cui ricorre il 50° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Il 95 dovrebbe costituire un simbolo, una pietra miliare e segnare un nuovo punto di partenza verso un mondo caratterizzato dall'eguaglianza, lo sviluppo e la pace. La prima chiave di lettura della conferenza di Pechino è costituita dal tema dell'eguaglianza. Nonostante i passi avanti compiuti nell'ultimo decennio, molta strada deve ancora essere percorsa per raggiungere l'obiettivo della piena uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna. Una parità in base alla quale la donna possa liberamente scegliere la via del proprio impegno senza che le proprie aspirazioni siano mortificate da costrizioni esterne. Cari amiche ed amici, nella sua lettera alle donne, Sua Santità Giovanni Paolo II afferma: «Siamo purtroppo eredi di una storia di enormi condizionamenti che in tutti i tempi e in ogni latitudine hanno reso difficile il cammino della donna, misconosciuta nella sua dignità, travisata nelle sue prerogative, non di rado emarginata e persino ridotta in servitù. Ciò le ha impedito di essere fino in fondo se stessa ed ha impoverito l'intera umanità di autentiche ricchezze spirituali. Gli impegni assunti dall'Italia sul piano nazionale hanno ispirato anche la nostra azione per la definizione della posizione negoziale comune dell'Unione Europea. L'Italia ha dato un apporto attivo e costruttivo in questo quadro per delineare il ruolo fondamentale che le donne hanno nell'economia
e per sottolineare la necessità di una migliore distribuzione dei poteri tra uomini e donne. Su alcuni temi che si sono dimostrati più controversi, talora anche in ambito comunitario, e cioè quelli relativi a salute e diritti umani, la nostra azione è stata orientata alla mediazione. Il nostro punto di vista ha consentito di definire una posizione comune elaborata facendo ricorso alle formulazioni più favorevoli all'autonomia delle donne, proposti in occasione delle precedenti conferenze dell'ONU su tali specifici temi. E vengo al secondo tema della conferenza, lo sviluppo, che si presenta con diverse articolazioni nel nord e nel sud del nostro pianeta, anche se è possibile individuare linee di azioni applicabili a tutte le donne di oggi. Anche in questo campo altri obiettivi vanno perseguiti con la medesima determinazione. Un impegno notevole dovrà essere profuso per introdurre e far confluire nella fase di analisi, di previsione, di gestione e di realizzazione delle iniziative tanto la variabile uomo quanto la variabile donna. Su entrambe le variabili queste iniziative dovranno essere commisurate. Penso in particolare all'educazione, al lavoro, alla conciliazione degli obblighi di lavoro con quelli di famiglia, alla protezione delle categorie più povere e deboli, solo per citarne alcuni. Mi sembra d'altra parte che con il suo forte sostegno all'affermazione, come è avvenuto nel vertice sociale di Copenaghen, della necessità di dare la priorità allo sviluppo umano, l'Italia abbia già indicato verso quale strada essa intenda proseguire nel cammino della cooperazione. Cari amiche ed amici, giungo infine al terzo tema della conferenza, la pace. Credo che questo termine debba essere inteso nel suo più ampio significato. La crisi economica, le crisi ambientali, il mutamento degli equilibri consolidati, i fondamentalismi etnici e religiosi, i conflitti armati, tutti questi elementi nuovi combinati insieme costituiscono fattori di grave rischio e di instabilità anche per le conquiste delle donne. La conferenza di Pechino dovrà porre in giusta e nuova evidenza il ruolo che le donne possono esercitare nella prevenzione dei conflitti e nel mantenimento della pace, ma dovrà anche essere centrata sul ripudio della violenza. Troppe, terribili e spesso sconosciute sono le violenze che le donne subiscono in tutte le regioni del mondo e nelle più varie forme. Troppe donne sono gravemente colpite dalle guerre e soffrono, come rifugiate e sfollate, le conseguenze di abusi che rendono la loro vita insostenibile. Le cronache di questo mese di agosto ci hanno pressoché quotidianamente afflitto con notizie sulle violenze di cui sono state vittime, anche nel nostro paese, donne e bambini. Tutto questo deve cessare, le donne devono essere incoraggiate a parlare ad alta voce per far sentire alto e forte il loro basta. È soltanto nel dicembre del 1993 che l'Assemblea Generale dell'ONU ha potuto adottare con il consenso dei suoi Paesi membri una solenne dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne. Figura nella dichiarazione, e mi preme di sottolinearlo, l'invito agli Stati di introdurre nelle rispettive legislazioni sanzioni penali, civili ed amministrative nei confronti di chi si rende colpevole di atti di violenza contro le donne. Spero che il nostro Parlamento, forte degli appelli sempre più insistenti delle coscienze, possa rispondere all'invito pressante delle Nazioni Unite e procedere con solerzia per portare al suo perfezionamento la legge di iniziativa parlamentare che definisce la violenza come un reato contro la persona. Cari amiche ed amici, è con la massima consapevolezza degli obiettivi definiti sul piano nazionale che mi accingo a partire per Pechino a capo della delegazione italiana, che potrà avvalersi anche del contributo insostituibile delle forze impegnate al massimo livello in Italia a difesa della parità e delle pari opportunità. E vorrei ringraziare qui gli operatori per lo sviluppo, le organizzazioni non governative che animeranno con le loro proposte anche il forum delle ONG di Pechino e tutti voi, specialmente voi giovani, che spero fornirete il necessario e indispensabile sostegno per la concreta realizzazione degli obiettivi di Pechino. Ma vorrei aggiungere ancora una cosa. In questa conferenza si parla molto del potere che deve essere dato alle donne. Io credo che le donne, per il solo fatto di essere donne, abbiano un vero grande potere che soltanto le donne hanno.
e che nessun uomo potrà mai avere, è quello di poter fare un figlio. Dunque sono solo le donne che possono inventare il futuro, e io spero che questo futuro sia migliore di oggi. Ringraziamo molto il Ministro degli Esteri, Susanna Agnelli, e dopo così interessanti contributi non mancherà certo una nostra maggiore e più illuminata attenzione al prossimo evento di Pechino. Esperienza e coscienza ci insegnano, soprattutto da nostri stessi origini cristiani, quanto il destino dell'uomo, il destino dell'umanità, passi attraverso il cuore della donna. Concludiamo così la nostra tavola rotonda con un altro applauso di ringraziamento e di impegno.